prima si diceva che il playoff era un altro campionato, qui è un ternallotto completamente, insomma, voglio dire, perché si ricomincia da capo con gironi diversi, con accoppiamenti particolari. Diciamo che le seconde sono un pochettino più avvantaggiate perché comunque entrano dopo, quindi riposano un po' di più, però poi il fatto delle semifinali, le semifinali e finali in campo neutro, su partite secche, mi sembra che pareggi un po' il tutto, e quindi arrivare secondi, questo grandissimo vantaggio rispetto a prima non c'è più. Se devo essere sincero e l'ho un po' seguito un po' tutti e tre i gironi, mi sembra che l'Asi è quello leggermente più semplice, insomma, voglio dire, rispetto agli altri due. Il girone dell'Arezzo, quindi. Sì, il girone dell'Arezzo è più semplice. 4-5 squadre, tra cui l'Arezzo di buon livello, poi il resto rispetto agli altri gironi mi sembra un attimino più semplice. Trovare squadre che sa come Parma, Lecce, Matera, Padova, non sarà molto semplice, però affascinante, sicuramente affascinante. Ecco, Arezzo scendendo al quarto posto, no, avrebbe, nel caso passasse il primo turno, avrebbe un avversario del girone B, che potrebbe essere a oggi la vincente di Padova Bassano. Ecco, molti tifosi, si legge anche sui social, sono contenti perché eviterebbero invece un avversario del girone C, che poteva essere ad esempio il Siracusa. Ci sono differenze, ecco, tra appunto un Siracusa o un Padova, ad esempio? Ma a livello ambientale non è più come una volta, diciamo che è giocabile da tutte le parti, forse probabilmente le temperature possono essere diverse, parlo proprio di caldo, e quindi giocare a Siracusa o giocare a Padova, probabilmente è meglio giocare a Padova, andare a giocare al sud verso fine maggio, metà maggio, i primi di giugno, insomma comincia a essere più complicato. Però rispetto a qualche anno fa, dove si diceva che fuori casa al sud comunque gli ambienti erano un po' più difficili, questo non c'è più, insomma, ecco, si può giocare da tutte le parti. No, ci fa un grande piacere che anche lei è rimasto stregato dalla nostra città, perché noi siamo brontoloni e ci si lamenta di noi. E poi chiunque viene o si sposa qui o prende casa qui o definisce Arezzo uno dei più bei ricordi della sua vita. Io ero già sposato, quindi però Arezzo lo annovero tra le prime due squadre, posti dove sono stato meglio di tutti, insomma, se la gioca con Taranto alla grande.